allora oggi vi faccio il tour completo del mio studio barra della mia stanza dei trucchi. È la stanza dove filmo e edito i miei video, ma è anche la stanza dove mi trucco e dove ci sono tutti i trucchi, i prodotti, i make up che ho. Quindi preparatevi perché probabilmente questo video sarà parecchio lungo. Volevo in realtà filmare direttamente l'home tour, ma poi ho visto che in tanti mi chiedete di filmare una make up collection a giornata e quindi ho deciso di dedicare un video solo al tour appunto di questa stanza e alla mia collection, make up collection aggiornata, perché altrimenti l'home tour sarebbe veramente troppo lungo. Quindi niente, vi lascio al video, mia family, vi voglio bene, spero che vi piaccia, ciao! Ok ragazzi, questa è la visuale del mio studio non appena entrate. Qui appunto accanto a me c'è la porta e questo è tutto il mio studio barra la mia stanza dei trucchi, in qualsiasi modo voi vogliate chiamarla. Qui è dove filmo, dove edito gran parte dei miei video, dove filmo gran parte dei miei video, a parte ovviamente i vlog e i video che faccio on the road, che sono in giro, e ovviamente dove mi trucco e dove sperimento anche per magari nuovi make-up tutorial eccetera eccetera. Qui come al solito c'è il nostro gatto Denver, il nostro gattino tutto bianco un poco arancione preferito, che ormai è diventato una star e fa le collaborazioni con i brand. Amore mio, tutti impazziti per Garou Denver? Sì, tutti impazziti per il mio gattino tutto bianco, lui. A lui piace tantissimo quando gli dico che è tutto bianco e un poco arancione. Tutto bianco. Ma come mi lecchi, gatto Denver? Ah, mi tieni pure, non posso nemmeno andare via. E molla, Garou Denver. Lui è sempre qua, come sapete è la mia ombra, gatto Denver. Su quattro gatti che abbiamo, lui è la mia ombra. Lo so amore, lo so. Allora, inizierei dalla scrivania. La videocamera con cui sto filmando in questo momento, la vedete, è questa, che è quella che filmo solitamente per... cioè quella che uso per filmare solitamente i vlog ed i video quando sono in giro, perché è una videocamera... fotocamera, sì, è una fotocamera automatica, quindi è molto più semplice filmare in movimento, mentre questa invece, che credo sia comunque una fotocamera perché non ho ben capito la differenza tra fotocamera e videocamera, questa invece è una fotocamera manuale, quindi è molto più semplice usarla soltanto per i video statici, quindi in cui non è in movimento, cioè non sono io in movimento, che il soggetto non è in movimento e sta sempre su questo cavalletto, su questo treppiede. Qui ai lati ci sono due luci studio professionali, andrebbero usate con l'ombrellino. Ho l'ombrellino, ma mi trovo meglio usandole solo così. Oh, qui c'è il premio per il raggiungimento dei 100.000 iscritti, che è la versione ancora vecchia, perché ovviamente siamo a 700.000 adesso e dai 100.000 è passato un bel po'. E questa è la mia scrivania. Scusate se sentite un ticchettio ogni tanto, è il display che si muove. Questa è la mia scrivania ed è bella, grande. Ovviamente se avete già visto il tour di questo studio in questa casa, alcune cose potrebbero essere ovviamente simili. La scrivania è completamente nuova rispetto all'ultima volta che ero in questa casa, e anche la sedia lo è. La sedia l'ho presa su Maison du Monde, proverò a darvi tutte le informazioni possibili e immaginabili, ok? Se mi ricordo. La sedia l'ho presa su Maison du Monde, spero averlo pronunciato bene perché il francese non l'ho mai studiato, ma mi impegno, Maison du Monde. E la scrivania invece è IKEA. Mi piace perché è molto grande, quindi ci sta veramente tutto e sono molto comoda per lavorare qui. Allora, vabbè, qui c'è uno specchio, anche questo credo di averlo preso su Maison du Monde e o su H&M Home, non sono sicura, assieme alle altre decorazioni. In questa foto ci siamo io e una delle mie migliori amiche, la stavo truccando per il suo matrimonio, quindi era un giorno speciale. La cornice ovviamente l'ho presa in modo da abbinarla al resto delle decorazioni. Anche queste credo di averle prese tutte su o su Maison du Monde o su H&M Home, forse Zara Home, ma credo più H&M o Maison du Monde. Questo invece io lo uso come portapenne, ma in realtà
è un portaspazzolino, quindi sarebbe teoricamente per il bagno, ed è del brand Blonde Amsterdam, che è un marchio olandese, lo sapete, ho vissuto per 5 anni ad Amsterdam e quindi insomma mi sono innamorata di questo brand quando ci abitavo, ed ho un sacco di cosine di questo brand. Mi chiedete sempre dove hai comprato questo, dove hai comprato quello, anche questo è di Blonde Amsterdam, e quando torno su faccio sempre scorta di prodottini di questo brand perché sono splendidi. Poi questa scrittina Smile che si abbina alla scritta Dream che ho voluto mettere sopra al divano letto, che in realtà è un letto singolo e si apre e diventa un letto doppio, lo usiamo per gli ospiti, quindi teoricamente questa stanza, quando qualcuno viene a trovarmi, viene a trovarci, è la stanza per gli ospiti, perché questo letto arriva più o meno fino a qua tipo, ed è appunto un letto matrimoniale. Il gatto Denver sta confermando, e sono molto contenta di aver appeso la mia scritta Dream lì, perché secondo me ci sta molto 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 bene un po' con tutto l'insieme eccetera, anche se magari se fosse un pochino più grande non sarebbe male, però appunto è la stessa, è lo stesso stile di questa con scritto Smile, e se non sbaglio le ho prese su H&M Home. Oh, poi, allora, queste cosine ve le ho fatte vedere, tutti questi soprammobili. Poi, vabbè, qui c'è il computer con il quale edito tutti i miei video e con il quale lavoro ovviamente quotidianamente, perché lo sapete, io oltre a prendermi cura del montaggio dei miei video, della realizzazione delle idee, eccetera, mi prendo anche cura in realtà di tutta la parte, diciamo, cioè amministrativa, quindi per tutto quello che riguarda fatture, tutta la parte amministrativa. Ovviamente lavoro sempre al computer, quindi offerte eccetera eccetera. Poi qui c'è questo pacchettino di Jewel Candle, e all'interno non posso farvi vedere ancora tutto quello che c'è in realtà, ma scoprirete molto molto presto di che cosa si tratta questo mega progetto di cui vi sto parlando da un po'. Però posso farvi vedere, credo, posso farvi vedere l'orecchino con la scritta Now, eccolo qua, che ovviamente fa riferimento al mio tattoo. Se riuscite a vederlo, vi faccio vedere, eccolo qua, il mio tattoo, voilà, con la scritta Now. Questa è la mia scrittura, forse per questo non si capisce tanto bene, comunque la mia scrittura. E altro orecchino che posso farvi vedere, sempre collegati a questa collaborazione, a questo mega progetto con Jewel Candle, è questo, che in realtà li indosso entrambi, ma ve li sto facendo vedere così, non so perché. E questo con questo fulmine, con questi strass. Da notare che sono argento placcato oro 24 carati, quindi sono di ottima, ottima fattura qualità. Poi, allora, qui invece c'è il pacchettino Dior che mi ha spedito come regalo la mia SA di Venezia, Anna, che è un amore, lei mi fa sempre dei regali meravigliosi, e poi, vabbè, lei è proprio una persona speciale, e all'interno c'è questo, appunto, questo regalino che mi ha fatto, l'avete visto nell'ultimo video haul in cui vi ho fatto vedere tutti i miei acquisti di Chanel, Dior, Louis Vuitton, Miu Miu, e questo non mi veniva la parola, in tantissimi avete scritto Nicole è un pop socket, quindi il pop socket di Dior argentato, molto 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 bello, e sta qui in questa scatolina looking pretty. E poi, allora, che cosa c'è qui? Allora, qui c'è la borsa che sto indossando oggi in realtà, che è la nuova Chanel. Non so dirvi il modello perché io non so mai i modelli delle cose che compro, in realtà lo sapete ormai, però è questa borsa con questo effetto sabbia all'interno, sia davanti che dietro, è molto figa secondo me questa cosa, e a me, ragazzi, piace tantissimo, e amo questa borsa, anche se ho visto nel video haul che a tanti non è piaciuta, il che mi ha meravigliato perché, vabbè, sono gusti ovviamente, però io la adoro, cioè la sto usando ogni giorno da quando l'ho presa, da quando l'ho spacchettata con voi, e la amo. E vabbè, qui c'è il mio cellulare, faccio vedere che ore sono, è 00:31, che strano questo strano effetto
che fa, se guardi il cellulare non si vede, invece in videocamera si vede questa lucina. Che strano, alcuni dicono, ci sono queste teorie complottistiche che dicono che ti ascolta sempre, ti registra sempre, nonostante tu non te ne renda conto, l'iPhone. Il che non mi stupirebbe. Comunque sì, io filmo a quest'ora ragazzi, mezzanotte e mezza. Poi la mia bottiglietta d'acqua, Feline Good, ovviamente non poteva che esserci un gattino. E in molti sanno che bevo Coca Zero, in realtà specialmente durante i mukbang, perché la bevo praticamente solo a cena. In realtà bevo sempre 2 litri d'acqua al giorno, ma a cena appunto mi piace concedermi un paio di bicchieri di Coca Zero. Però insomma per il resto ragazzi bevo acqua ed ho sempre queste bottigliette carine o bicchieri carini in giro per la casa. E questa l'ho presa da ASOS, ragazzi, questo posso dirvelo con certezza perché l'ho presa poco tempo fa, quindi sì, questa l'ho presa su ASOS. E questo è tutto quello che c'è sulla mia scrivania in questo momento. Poi c'è questa lampada in tulle che ho preso da IKEA, non credo sia, forse, non so se è attaccata la spina oppure no, sì, la spina era attaccata. Mi è piaciuta moltissimo questa da IKEA, mi sa molto di ballerina, tutù, e quindi sì, l'ho presa, ma un po' di tempo fa, ancora ad Amsterdam, l'avevo presa questa. Poi, allora, che cosa posso farvi vedere? Allora, magari passiamo da questa parte. Qui c'è questo quadro con questa fatina, voi lo sapete, io amo le fatine, ho una collezione di fatine, ho il tatuaggio di una fatina. Amo le fatine e questo è un bellissimo regalo che ho ricevuto diversi anni fa, l'ho messa in cornice, era un poster, l'ho incorniciata ed è sempre appesa nel mio studio. Qui ci sono le prime cosine make up pose che vi posso far vedere. Allora, questo l'avevo preso su eBay secoli fa, questo piccolo contenitore, ragazzi, per trucchi. Mi chiedete sempre dove trovarlo, ma non mi ricordo esattamente cosa avevo cercato, una cosa tipo makeup holder porta trucchi su eBay e l'avevo trovato così. Questo invece è un regalo che mi è arrivato da Benefit, sono i mini sweets, sono le mini size di tantissimi prodotti che io amo, come la Hoola di Benefit, il Bad Girl Bang, ragazzi, uno dei mascara migliori al mondo, anche se voglio provare quello nuovo che è uscito da Too Faced, che dicono sia pazzesco. Un altro mini del Bad Girl Bang, sapete che sono stata al lancio alle Maldive del Bad Girl Bang, ho avuto la fortuna di essere tra le prime al mondo a provarlo e vi posso garantire che è fenomenale, cioè provatelo da Sephora. E poi ci sono un sacco di altri prodotti, il Brow Conditioning Primer che sapete è anche contenuto nel mio kit, e un sacco il Pore Professional. Questo mi piace moltissimo come primer opacizzante, specialmente in estate, e un sacco di altri prodottini. Guardate questo che carino, questo me lo sono portata dietro quando siamo andati a Gardaland e a Movieland, il Cabrow mini size, è troppo carino. Poi, allora, Gatto Denver nel frattempo sta confermando tutto quanto, è molto felice di stare qui. Amore mio, sei un gattino bellissimo. Hai le lentiggini sul nasino perché sei tutto bianco, un po' arancione, e quindi sei un po' rosso e hai le lentiggini. Amore mio. Sì, bacini. Poi, allora, qui ci sono 2 smalti Dior. Amo le confezioni degli smalti Dior in edizione limitata. Il resto qui invece sono smalti Dior della collezione standard, diciamo così. Base coat, top coat, amo il top coat di Dior, ragazzi, si asciuga in un nanosecondo ed è super glossy e fantastico, provatelo. E poi vabbè, il mio rosso preferito, ve lo faccio vedere, è questo, è Rouge 999, se non ho il semipermanente molto spesso indosso questo. E poi qua sotto, qui c'è uno dei miei prodotti preferiti quando i miei capelli per i danni eccetera diventano un pochino troppo gialli, uso questo che è il Premier Repair, in realtà è un diciamo un ristrutturante per i capelli ed è ottimo perché contiene aminoacidi, però questo è anche antigiallo, quindi aiuta molto se siete bionde, insomma, e magari i vostri capelli tendono a diventare un po' troppo gialli. Io poi sono fissata, li voglio sempre super freddi. Poi qua sotto c'è una tazza di Benefit, bracciale con la scritta Nicole, bracciale con il mio nome, Nicole, e qualche pennello, occhiali con sopracciglia,
la pochette Kenzo che mi è arrivata dal brand. Poi c'è la mitica Hello Kitty che era uscita con la collezione MAC tanti anni fa, ma l'ho tenuta perché l'adoravo. Qui ci sono un paio di prodotti personalizzati che mi hanno mandato i brand con il mio nome. Qui c'è il cofanetto Magic Brow Stars di Benefit, molto carina questa scatolina, e qui ci sono tutti i prodotti contenuti nel cofanetto. Poi qui invece ci sono questi pattini glitterati rosa fighissimi che mi ha mandato Too Faced con uno dei loro pacchi. Io, cioè, Too Faced ha sempre i pacchetti migliori del mondo perché hanno sempre appunto queste cosine splendide, e tra l'altro il mio numero, ragazzi, cioè, hanno indovinato proprio e mi hanno mandato il numero giusto. Poi ancora più giù c'è la mia Insta, è una tipo una Polaroid praticamente, la conoscete sicuramente, altra tazza di Benefit che però io non uso come tazza ma la tengo qui perché è troppo carina. Ci sono le matite firmate Benefit, questa matita che ho comprato a Tokyo e fa parte della collezione make up di Sailor Moon, tipo lo scettro lunare, ragazzi, fantastica. E poi altre cosine di Benefit, le gomme da cancellare e la mia, il mio brow pass per andare a ad usufruire insomma del servizio brow di Benefit in qualsiasi sfora d'Italia. Qui c'è invece la targhetta di New York, che è un regalo in realtà della NYX, dovevo andare a New York con loro, poi l'anno scorso sono stata male, non sono riuscita ad andare all'ultimo momento, ho dovuto disdire, ma mi hanno fatto avere comunque i regalini che avrei trovato in hotel. E poi qui ci sono alcuni dei miei smalti, ragazzi, se vi ricordate ne avevo tantissimi, avevo 4, ma Gatto Denver, ma è mai possibile che tu devi essere sempre protagonista dei miei video? Non è possibile sta cosa. Non è possibile, amore mio, cioè lui proprio piace essere filmato, stare al centro dell'attenzione, è proprio un gatto che, cioè, lui adora. E sì, e tutti gli smalti che avevo, ragazzi, cioè io non so che cosa fare, non posso filmare. Tutti gli smalti che avevo li ho buttati, ragazzi, perché erano vecchi oppure non li usavo. In realtà quelli che ancora erano decenti li ho regalati, li ho dati via, il resto l'ho buttato, quelli che erano scaduti, che avevano cambiato colore eccetera eccetera, non erano più buoni, ho tenuto soltanto, e poi faccio sempre il semi permanente, quindi non aveva senso, ho tenuto soltanto i colori che preferisco e gli smalti a cui sono diciamo più affezionata. E soltanto un contenitore. Poi qui c'è Clover, un altro regalino di Too Faced. Ve lo dicevo che i pacchetti Too Faced sono sempre fantastici. E qui c'è Clover, che è il cagnolino di Jared, il cofondatore di Too Faced, troppo carino. E poi uno specchietto Dior che ho ricevuto dal brand. L'Abracada Brow di Benefit, anche questo è una figata, e sono tipo quei libri in cui si possono tipo spostare le immagini. Faccio vedere con una mano, non è semplice, praticamente spostandosi apre lo specchio e così un po' in tutto il libro, una figata. E poi allora ci sono, vabbè, alcuni, in realtà una rivista in cui c'è una mia doppia intervista, e poi il The Little Black Book of Bronzers di Too Faced, dove ci sono tutti i loro bronzer. Poi, qua sotto ci sono alcuni altri smalti, ma sono tutti per la cura delle unghie, tipo rinforzanti, roba del genere. Qui c'è invece il Twixie, altrimenti sto coso si mette sulle dita, ci mettete lo smalto su e poi è più semplice praticamente applicarlo. E quello che rimane dell'Eva Smalto di Dior, in realtà ho tenuto questa confezione dell'Eva Smalto di Dior e lo uso e... cioè tipo come refill ci metto dentro altri leva smalto, ma questa confezione è troppo carina. Poi qui c'è un altro rossetto, ma questo in realtà lo tengo perché farà parte di un video presto, vedrete, non è un rossetto in realtà, vi farò vedere. Qui c'è un My Little Pony di quando ero piccolina, quando vi ho fatto il video dei miei regali di quando ero piccolina, alcuni li ho voluti tenere così per ricordarmi, perché lo amo questo, cioè ero tanto affezionata da piccola e quindi mi piace averlo qui. Forse sempre per il discorso che sono fissata con le fatine e questo ha le ali, stupendo. Insomma, voglio proprio bene i giocattoli di quando ero piccola, è più forte di me, non ci posso fare niente, mi piace averlo qui. Poi lì c'è lo zainetto che ci hanno dato da Benefit alle Maldive per il lancio del Bad Girl Bang Mascara.
E qui c'è invece un altro pacchetto di Too Faced. E là dietro che cosa c'è? Ah, qui ci sono invece gli occhiali che si illuminano, che appunto ci hanno regalato sempre durante il lancio del Bad Girl Bang mascara, sempre alle Maldive. E così vi ho fatto vedere tutto questo mobiletto. Poi possiamo procedere da quest'altra parte. Allora, qui questo in realtà è un porta cupcake, quindi andrebbe tenuto in cucina, ma io lo uso come porta smalti. E qua sopra ci sono tutti i miei smalti Chanel. Questi li ho voluti tenere tutti perché li adoro, anche se appunto per la maggior parte del... cioè quasi sempre ho il semipermanente in realtà. Ogni tanto faccio qualche pausa, ma per la stragrande maggioranza in realtà ho il semipermanente, quindi in realtà li ho tenuti un po' più per collezionismo, diciamo così. Qua sotto ci sono invece gli smalti Givenchy, e questo invece è stato un regalo di Demelza con il gattino, mi piaceva troppo, quindi smalti Givenchy. Qui c'è lo specchio di Benefit con tutti questi strass molto carino, alcuni prodottini tutti di Benefit, e questo anche questo pennello, sì, anche questo pennello è di Benefit, in realtà non so se si riesce a vedere il logo, eccolo qua. E poi passiamo a questo punto alla specchiera, direi. Io sono in pigiama, quindi non mi faccio vedere tantissimo in realtà, ragazzi, cioè in pigiama ho tipo i leggings e questa felpa e non sono truccata. Comunque vi faccio vedere allora quello che c'è sulla mia specchiera. Ci metterò un po' perché ho veramente tantissima roba. E tra l'altro ci tengo a specificare che non ho messo in ordine nulla prima di fare questo video, ok? Quindi non è perfettamente in ordine la mia makeup collection. La mia makeup collection è straborda di prodotti, quindi capitemi se non è tutto perfetto. Io di solito sono molto ordinata e molto perfezionista, ma non ho più spazio, quindi praticamente i miei cassetti esplodono. Ma questo lo vedremo tra poco. Allora, qui ci sono... allora, qui c'è la Beauty Blender Fenty che ho usato e non ho lavato, forse dovrei farlo probabilmente. Qui ci sono due burro cacao, uno idratante, uno elasticizzante della Lab Care Cosmetics. Mi piacciono un sacco, il packaging mi piace tantissimo, in realtà lo uso più che per il corpo, lo uso per le mani. Poi qui c'è la Gold Infusion, questa pozione di giovinezza, è tipo un siero per la pelle di Diego Dalla Palma. Poi pennello Kabuki di Fenty Beauty Face and Body. Due, anzi tre prodotti di questo brand, Dear Dahlia, che mi piace molto, l'ho appena scoperto. Molto bello il packaging e buoni i prodotti. Poi qui ci sono un prodottino di Diego Dalla Palma, infuso di radiosità, che devo ancora iniziare ad usare, non l'ho mai provato. Poi c'è l'Intemporel Blossom di, è praticamente uno spray antifatica rinfrescante per il viso di Givenchy. E poi c'è il Time to Glow Ultra Fine Exfoliating Powder, una polvere esfoliante ultra sottile di Dior. Molto buona questa, ragazzi, provatela. Poi qui ci sono, allora, questo portapennelli in realtà è di La Duree, proprio quello, il brand che fa i macaron da Sephora a Parigi, in Francia, credo un po' in tutta Francia si possono trovare i prodotti make up di questo brand, che sono carissimi, ragazzi, però non potevo farmi scappare assolutamente il portapennelli, perché è stupendo, è in questo stile un po' antico che a me piace molto. Qui ci sono alcuni pennelli, alcuni puliti, altri un po' meno. Questo è il pennello che sto usando ultimamente per la cipria e mi sta piacendo moltissimo. Non lascia peli, non perde assolutamente peli, di Marc Jacobs, è fantastico, è super 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 morbido e soffice sulla pelle. Poi qui ci sono, allora, diversi prodottini. Allora, il fondotinta che sto usando in questo momento, che sto amando, è questo di Diego Dalla Palma. Il colore per me è perfetto, il 242N. Vedo di mettervelo a fuoco, eccolo qua, il 242N è perfetto per me come colorazione, mi dura tutto il giorno, è un buon fondotinta, mi sto trovando molto molto bene, l'ho provato, cioè, così, perché in realtà non so se ho mai usato con regolarità un fondotinta Diego Dalla Palma, è il primo di cui mi innamoro di questo brand. L'unica cosa è il tappo non sta, cioè tende ad alzarsi molto facilmente. Poi qui ci sono anche i fondotinta di Fenty Beauty che sto testando, ragazzi. Ogni volta che lo uso, per un motivo o per un altro, non mi piace tantissimo, ma
mi impegnerò di più e vedremo com'è. Per adesso non voglio pronunciarmi troppo, insomma per adesso non mi è piaciuto tanto il fondotinta Fenty Beauty. Il correttore invece sì, il correttore mi piace molto. E poi, allora, c'è il Hangover Setting Spray e Hangover Primer di Too Faced. E poi il The Professional Matte Rescue, che prima vi ho fatto vedere in mini size di Benefit, ottimo, ottima base opacizzante. Aiuto, è caduto il cerchietto, poi arriviamo anche a lui. Ok. Poi, allora, il mio primer preferito di sempre è il The Professional Pore Primer, il primer di Benefit. In realtà mi piace moltissimo anche la versione quella rosa, che però adesso ho finito e ho soltanto questo. In realtà ne ho due, non posso veramente vivere senza di questo. Poi qui ci sono altri fissanti per il trucco, un altro di Too Faced, uno di Diego Dalla Palma e il mio preferito di sempre in assoluto, l'All Nighter di Urban Decay. Ragazzi, questo è il fissante migliore al mondo, cioè ditemi quello che volete. Primer che mi piace moltissimo, oltre a quello di Benefit, infatti si vede perché l'ho quasi finito, è di Urban Decay, il Complexion Primer. Eccolo qua, non so se è a fuoco, comunque è questo. E poi, allora, qui che cosa c'è? Ah sì, qui c'è il Matte & Blur Touch, è uno stick opacizzante di Givenchy. Poi, ah, qui c'è il fondotinta Hello Happy di Benefit. Questo fondotinta purtroppo è un pochino troppo giallino per la mia carnagione. Quando lo indosso mi dite sempre: Nicole, il colore va bene, ma il sottotono è un pochino troppo giallino per te. Purtroppo lo so. Comunque il colore è il 2. L'1 è troppo chiaro, il 2 è giusto come colore, però appunto è il sottotono ad essere troppo giallo. Avrei bisogno di un sottotono un pochino più rosato. Mentre invece quello di Diego Dalla Palma è molto più rosato. Poi c'è questo di Dr. Jart ed è praticamente un siero che, essendo verde, ti neutralizza un po' i rossori del viso. Io ho sempre il viso rossato, quindi mi serve molto. E poi, ah, qui c'è la mitica Glow Job di Too Faced, questa maschera per il viso strapiena di glitter, è super 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 sbrilluccicosa, ragazzi, devo ancora provarla, ci credete? Non l'ho ancora provata, non ho ancora avuto tempo con il trasloco e tutto quanto, ma sono super curiosa perché l'ho vista ovunque. Poi qui c'è il Peach Lip Scrub di Too Faced, avevo collaborato con Too Faced per il lancio di questa collezione. E oltre allo scrub labbra mi piace moltissimo, ragazzi, anche il balsamo labbra di questa linea, che però ho a casa di Eric, in questo momento non ve lo posso far vedere, ma è fantastico, provatelo. Poi c'è la Foolproof Brow Powder di Benefit, anche questa l'ho inserita nel mio kit, che tra poco vi farò vedere il mio kit con il mio nome di Benefit. Poi qui c'è la cipria di Fenty Beauty, che ho provato solo un paio di volte, non mi ricordo sinceramente se mi era piaciuta o no, ma devo ritestarla. Poi, packaging fantastico, come se fosse un gioiello, in realtà è un illuminante di Too Faced. Lo sapete che indosso molto raramente l'illuminante, ma ultimamente sto provando e testando se riesco a vedermelo decente su di me, perché mi piace su di tutti, tranne che su di me, non è possibile sta cosa. Poi... primer di Dior, il Dior Skin Forever and Ever Wear, questo ha un fattore di protezione 20, ragazzi, quindi specialmente in estate io ve lo consiglio, è molto molto importante avere un fattore di protezione, in realtà durante tutto l'anno, però in estate tendiamo a stare di più all'aperto, quindi specialmente in estate è importante, e 20 è un buon fattore protezione, tutti quelli inferiori a 20 per me, cioè, non è SPF. Poi, allora, qui c'è il primer di Farsali, mi piace molto questo primer, non è a livello del Professional di Benefit, ma è un ottimo primer, lo trovate da Sephora. Poi ho una Beauty Blender, questa voglio in realtà usarla per un video esperimento con voi, non vi anticipo nulla, ma è qui sigillata perché è appunto sarà parte di un esperimento. Poi c'è il Cabrow di Benefit, il gel per sopracciglia.
Poi c'è questo fondotinta di Femine Cosmetics, questo è un brand con cui ho collaborato, ragazzi, come ben sapete, e però ho provato un sacco di prodotti skincare di questo brand. Ah, in tanti mi dite che c'è in giro una pubblicità su Instagram mia di questo brand, ragazzi, sì, perché l'ho fatta io, non è una truffa, non è, cioè, è effettivamente una, insomma, una sponsorizzazione mia per quanto riguarda questi prodotti, che mi sono piaciuti molto per la skincare, però appunto, ripeto, non ho mai provato il loro fondotinta e sì, in realtà nuovo è così, non l'ho già usato, è assolutamente nuovo, e il colore vi dico che l'ho provato e mi sembra giusto per me, quindi voglio vedere, insomma, com'è la tenuta, la resa, eccetera. Poi qui ci sono due palettine di Dior. Una è, non so se volete vederle tutte queste cose, cioè io vi sto facendo vedere proprio tutto, quindi questo video sarà, non lo so quanto durerà, spero che siate ben piazzati sul divano con i popcorn. Blush Dior molto carino, molto naturale. Questa invece, se non sbaglio, è una palette di ombretti, sì, ma l'ho usata tantissimo in autunno, cioè tantissimo, fidatevi che l'ho usata, anche se sembra nuova, specialmente questo arancio mi piace moltissimo, ma avendo tantissime cose da provare, per me già usarla, tornare ad usarla 10 volte, per dire, usarla tantissimo. E poi ci sono le palette che uso ultimamente moltissimo, c'è la Back Talk di Urban Decay, la Naked Reloaded sempre di Urban Decay, la Pretty Rich di Too Faced, e questa invece è la Cheek Leaders Pink Squad, ed è la palette che uso più che altro per la terra ed il blush, perché ci sono la mia terra preferita, la Hoola, e il Dandelion, il mio blush preferito, anche se in estate mi piace moltissimo anche usare il California, che però è un pochino più caldo. A volte uso anche Dallas come terra, ma è un pochino più calda rispetto alla Hoola, quindi tendenzialmente preferisco questa. E stessa cosa l'illuminante Tickle, a volte, ragazzi, lo uso, mi sto impegnando, ma non mi ci vedo proprio con l'illuminante, è più forte di me. Poi qui ci sono altri pennelli in questo portapennelli che ho da secoli. Qui c'è il mio cerchietto con le orecchiette da gatto, mi chiedete sempre tantissimi dove l'ho preso. L'ho preso su Forever 21, si trova ancora, l'ho pagato anche poco. Questi sono di Too Faced, e poi questi rosa chiaro invece sono di Fenty Beauty, questo è invece di Benefit, lo trovate anche questo all'interno del mio kit. Kabuki di Givenchy, questo è uno dei kabuki migliori che io abbia mai provato, è super soffice, veramente veramente morbidissimo, non perde peli ed è super denso. E poi qui ci sono altri pennelli in questo portapennelli che avevo fatto io, è un vaso in realtà normalissimo, mi sa che è un vaso di una candela Ikea, e poi ci ho messo le perline ed è diventato un portapennelli. Poi shampoo secco, questo è un brand con cui ho appena collaborato, IGK, si trova da Sephora, non è sponsorizzato questo video, ma è un ottimo shampoo secco, mi piace tanto perché non lascia residui, non appesantisce i capelli, e ragazzi, sembra che siano appena lavati, anche se li avete lavati tipo 3 giorni prima, fidatevi, perché l'ho provato e l'effetto dura anche il giorno dopo. È questo che mi piace tanto di questo shampoo secco. Unico problema, mi si è rotto il tappo praticamente, quindi ho solo, non ho più il tappo, cioè non so più parlare veramente. Poi crema mani Natura Verde Bio, altro brand con cui ho collaborato, ragazzi, e fa prodotti biologici naturali pazzeschi. Poi shampoo secco Lush che ho, beh, questo l'avevo comprato ad Amsterdam, ragazzi, e sono tornata ad Amsterdam ad inizio 2016, quindi sinceramente è scaduto, dovrei buttarlo. E poi le due beauty blender che sto usando, cioè quella classica color carne chiaro, e poi c'è quella effetto marmorizzato, effetto marmo, molto carina, devo lavarle. E poi questo specchio strafigo di Too Faced, ne vogliamo parlare. E poi entriamo nei meandri del mio cassetto dei trucchi che uso più spesso. Allora, qui ci sono delle salviettine, ragazzi, che in realtà sono salviettine intime. Don't ask, ok? Ho finito quelle per struccanti. Allora, poi qui ci sono i prodotti che uso più spesso per quanto riguarda il viso. Questa è la cipria che uso quasi quotidianamente, accompagnata a quella Givenchy e accompagnata a quella Urban Decay. Questa è sempre difficilissima da pulire, perché questo coso praticamente afferra tutta la polvere, tutti i residui della cipria in polvere libera. Questa è la Velvetizer di Urban Decay. Poi c'è la
poudre première di Givenchy. Io veramente, quando pronuncio qualcosa in francese è come se li prendessi in giro, ma non lo faccio apposta, è che cioè io non so pronunciare. E poi c'è quella di Urban Decay, la cipria traslucida Deslick, questa invece è compatta e pressata. Poi fondotinta di Marc Jacobs, che ho quasi finito, Shameless. Vi ricordate, sono stata a Parigi per il lancio di questo fondotinta ed è uno dei migliori fondotinta al mondo. Peccato che ce ne sia davvero poco di prodotto all'interno. Poi vi dicevo che la mia terra preferita è la Hoola. Correttore che sto usando in questo periodo di Givenchy, mi sta piacendo molto, assieme a quello Fenty Beauty che vi facevo vedere prima. Altro correttore ottimo per le occhiaie, coprente, non va nelle pieghe, e questo è rosato, quindi per le occhiaie è perfetto, è di NYX. Poi correttore che mi piace ma ho praticamente quasi finito, di Lancôme. Blush carino naturale, mi porto dietro quando viaggio. Altro correttore di NYX, questo più giallino, quindi lo uso sui brufoletti se ne ho. Poi c'è la Natural Matte Natural Face di Too Faced, che uso per la terra, uso la Sunny Honey, e come blush uso il Pink Sand. Mi piace molto questo abbinamento, vi devo dire la verità. Poi qui c'è questo è il blush, se non sbaglio, di By Terry. Ho scoperto da poco questo brand, hanno iniziato a mandarmi prodotti da un po' e devo dire che sono uno meglio dell'altro. Poi blush Diego Dalla Palma, e cos'altro c'è? Ah sì, questa è la Terra di Marc Jacobs, che è davvero un brand buonissimo. Non uso questa parte, uso soltanto la Terra, super fredda come sottotono, quindi molto naturale per il contouring. E poi qui c'è invece un'altra Terra di Dior Nude. Poi in quest'altro cassetto, allora, qui ci sono i prodotti per il viso, qui invece ci sono i prodotti per gli occhi e sopracciglia. Allora, le palette che sto usando, questa Natural Matte vecchissima, ma amo i colori di questa palette. Poi c'è la Just Peachy Mattes, sempre di Too Faced, anche questa colori pazzeschi, però un pochino più caldi come sottotono. Poi a rotazione uso la Natural Matte, anche questa ha... Devo farcela, ce la farò. Ok, anche questa ha colori opachi, molto naturali, che mi piace usare quotidianamente. E poi c'è la Naked Ultimate Basics di Urban Decay, anche questa ha colori che adoro. Adesso che ho aperto queste palette c'è un sacco di profumo di cioccolata, perché questa sa di cacao. E poi altra palette che mi piace molto e che porto in giro quando viaggio, Naked 2 Basics. E poi sì, ci sono altri prodotti per sopracciglia. Allora, per le sopracciglia uso la Precisely My Brow Pencil, anche questa è contenuta all'interno del mio kit che vi farò vedere tra poco. E poi uso anche la Brow Contour Pro moltissimo, e in realtà uso soltanto il colore per andare a riempire gli spazi tra le sopracciglia, non uso l'highlighter. E poi, questo è un altro prodotto per sopracciglia, ma tendo ad usarlo di meno, soltanto perché, non so, perché è necessario lo scovolino, cioè l'applicatore, e quindi per pigrizia uso più le matite. Poi qui c'è Precisely My Brow Pencil, sempre, ah no, questa è la colorazione 2,5, mentre questa invece è la 2, quindi questa è leggermente più scura, e quindi sono sicura che mi andrà bene, perché questa è un pelino troppo chiara a volte, dipende dal trucco che faccio. Se voglio fare un trucco più naturale, questa mi piace molto, altrimenti uso la 2,5, cioè userò, voglio dire, devo ancora provarla. Poi, allora, basi. Ho la Advanced Eye Fix Primer di Elizabeth Arden, la Shadow Insurance di Too Faced e questa di Fenty Beauty. Poi, che cos'altro c'è? Allora, eyeliner e matite sono questi. Questa, allora, di Deborah Milano, la Extra Eye Pencil, ragazzi, costa poco ed è una delle migliori matite occhi che abbia mai provato, super scrivente, super durevole. Poi il mio eyeliner preferito del momento è questo, il Better Than Sex di Too Faced. Sapete, sono stata al lancio di questo prodotto a Londra qualche settimana fa, forse un mesetto e mezzo fa, è stato pazzesco. Poi questi appunto sono gli eyeliner, il roller liner di Benefit, anche questo è ottimo.
Poi c'è il Cole Couture Waterproof, questa matita arancio super scrivente Givenchy della collezione estiva. Altro eyeliner che mi piace un sacco, sempre a pennarello, questo di Dior, ve ne ho già parlato quindi non mi soffermerò tantissimo. Questo invece è stranissimo, questo prodotto, il Lash Liner di Kat Von D, e questo è praticamente un prodotto Inner Liquid Eyeliner, è un prodotto che va usato, cioè un eyeliner proprio per la rima interna dell'occhio, però a me brucia, quindi... Cioè si vede molto, tiene molto bene, però a me brucia, quindi è strano. Quando lo applico ci sono un paio di secondi in cui mi brucia, poi passa, però il fatto che bruci non credo sia un buon segno, quindi ho un po' paura di usarlo. E poi questo non l'ho ancora usato, di Sephora, è un altro eyeliner a pennarello, Black Ink. E adesso che ho finito quello Benefit, quando finirò quello Too Faced inizierò ad usare quello Sephora. Poi questo invece è un liner to shadow di Rimmel, mi piace tanto perché è dorato, quindi mi piace abbinarlo in realtà all'eyeliner nero. E poi matita nera Diego Dalla Palma. E poi di Hourglass, questo è un gel eyeliner, anche questo ragazzi è ottimo, sottile, super scrivente, dura tantissimo, e Hourglass in generale è un ottimo brand. E poi come mascara ne ho, allora vabbè, qui c'è il temperino. E poi come mascara ho il Paradise Ecstatic, che non mi fa impazzire, devo dire la verità, non saprei se consigliarlo. Il come si chiama questo? L'Unlimited mascara invece mi piace molto, mi piace il fatto che si possa piegare lo scovolino, molto semplice da applicare, mi piace. Poi ho, non so perché ne ho due di Better Than Sex che sto alternando, uno è questo tutto glitterato fantastico e uno è questo invece tutto con questi brillantini sbrilluccicosi, sono due edizioni limitate. Poi ovviamente c'è il Bad Girl Bang di Benefit, collirio che a volte metto prima di iniziare a truccarmi se magari ho gli occhi arrossati dalla notte. Io spesso, avendo gli occhi chiari, sono spesso arrossati e quindi prima di truccarmi a volte appunto metto qualche goccia di collirio. E questo è quanto per la parte occhi e sopracciglia. E poi arriviamo alla parte rossetti. Allora ho un paio di balsami labbra, tipo il, allora questo di NYX è ottimo, This Is Everything, è un olio idratante per le labbra ed è veramente super idratante e nutriente più che idratante, quindi è ancora uno step in più. E poi c'è il Rehab Makeup Prep che sto indossando in questo momento ed è un ottimo, ottimo balsamo labbra ed è anche un makeup prep, quindi va applicato anche prima del rossetto, solo che è molto lucido, quindi devo sempre andare un po' a tamponarlo se poi ci applico un rossetto opaco. Poi vabbè, ci sono i nuovi rossetti opachi di L'Oreal. Poi questo lo adoro, di Glossip Milano, vi ho parlato tantissimo di questo rossetto, non riesco a smettere di usarlo, lo amo. Di questo vi ho parlato in qualche video fa se non sbaglio, date uno sguardo, Mellow Cosmetics, ottimo. Questi di L'Oreal, vi devo dire la verità, sono buoni, sono come delle tinte, però non sono pieni di colore, ma devo testarli ancora un pochino meglio. Il mio Vice rossetto preferito di Urban Decay colore Back Talk. Il mio Vice liquido preferito è questo rosso Crimson, che anche se mangi, bevi eccetera non se ne va, non sbava, sono fantastici questi. Dovrei avere anche il Back Talk, anzi sicuramente ce l'ho in versione liquida da qualche parte. Poi alcuni rossetti MAC nelle mie tonalità preferite, c'è il Russian Red, Velvet Teddy, Faux e Snob, anche se Snob mi dite che non mi sta bene, non so perché, una volta mi sta bene, adesso mi sta più bene, e dipende dalla bronzatura suppongo, non lo so. Palette Dior di rossetti e poi un sacco di altri rossetti, questi di L'Oreal sono pazzeschi perché profumano di cioccolato. E poi c'è l'Insta Matte di Smashbox che ti trasforma qualsiasi rossetto in un rossetto opaco, un paio di matite labbra che mi stanno piacendo, questa di Dea Beauty e questa di Divage. E un altro rossetto Too Faced che ho usato nell'ultimo video in collaborazione con il brand, che è questo rosa stupendo. E basta, insomma, un po' di mix di rossetti, insomma, un po' un casino. Questo è quanto per questo cassetto. Da questa parte ci sono, allora, c'è il Double Stacked Mascara con il tag al mio canale. Perché per il lancio di questo mascara avevamo organizzato un incontro che è stato un mega successo
per il lancio del nuovo store a Udine del brand, e quindi mi avevano dato questi mega mascara che poi ho tenuto perché sono troppo carini. Poi questo invece è il set completo di pennelli di Urban Decay, sono fantastici ragazzi, cioè top, top, provateli, sono super, non perdono peli, sono meravigliosi, super morbidi, li adoro. Poi un po' di mix di prodotti labbra, Dior, Saint Laurent e Chanel. Poi questa splendida palettina di Dior, che ragazzi io devo troppo usarla come pochette. E, sì, in realtà non è una palette, ma c'è un rossetto con i vari ricambi. E poi, stupenda, poi mini porta pennelli di Hello Kitty. E all'interno di questi cassetti invece ragazzi c'è un vero casino, quindi roba delle poste per spedire i pacchetti dei giveaway, campioncini vari, creme. Qui ci sono altri campioni e robe del genere, disinfettanti, doccia schiuma, cioè veramente di tutto. E qua sotto stessa identica cosa, un sacco di prodotti che ancora devo aprire. Stessa cosa in realtà da questa, aia, stessa cosa da questa parte ragazzi, ci sono un sacco di prodotti che io devo ancora aprire. E sì, le aziende mi mandano tanti 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 prodotti e questi sono appunto tutti ancora nuovi da aprire, quindi non vi faccio nemmeno perdere tempo guardandoli tutti perché sono tantissimi, aiuto, ok, strabordano sostanzialmente, e questo è quanto. Poi da questa parte ci sono questi tre quadretti: Magic is something you make, enjoy the little things e follow your dreams, che si ricollega un po' alla scritta dream che sta sopra il mio divano. Amo questi quadretti e amo il significato che hanno. E poi qui ci sono invece due Alex di Ikea, anche la, vabbè, la conoscete probabilmente, anche la specchiera è di Ikea, anche lo sgabello, invece quello è l'Alex, questo anche è dell'Ikea. E questi due sono strapieni di trucchi, qui ci sono due kit di Benefit, la pochette Too Faced è bellissima ragazzi, e qui c'è ovviamente un posto speciale e una menzione speciale va al mio kit sopracciglia top. Ragazzi, all'interno ci sono un sacco di prodotti tutti in full size di Benefit, lo vedete, c'è la mia firma con il mio nome e ovviamente la mia foto, che mi fa ancora stranissimo vedermi su un prodotto firmato Benefit, è un onore enorme. E questi sono i prodotti per sopracciglia che io preferisco, che io amo di questo brand, e li ho inseriti in questo kit scegliendo ovviamente tutto il packaging e tutto quanto. E questi sono tutti full size, se doveste comprarli tutti quanti la spesa sarebbe di 161,40 euro, ma il mio kit costa 59, quindi sì, è super conveniente, e sono super contenta di essere riuscita ad offrirvi un prezzo così conveniente, perché ripeto sono tutti full size, quindi cioè è un risparmio innegabile. E ovviamente all'interno ci sono anche le mie istruzioni su come io utilizzo questi prodotti, e lo trovate, perché mi chiedete spesso, lo trovate sia nei negozi Sephora che online sul sito di Sephora in tutta Italia ragazzi. Poi qui c'è, vabbè, questa era una delle locandine durante il party del lancio del mio kit, altro illuminante Too Faced, super carino con questo packaging che ricorda molto la scatola di un anello. E poi arriviamo all'interno di questi mobiletti Alex ragazzi, sì, ah no, qui in realtà mi stavo dimenticando, qui ci sono tutti i miei rossetti MAC, balsami labbra e paint pot MAC e altri ombretti in crema, sì, i rossetti MAC. Ah, lì dietro ce n'è qualcuno di pupa. I rossetti MAC, sì, sono veramente tanti, ma c'è stato un periodo della mia vita in cui indossavo e compravo solo rossetti MAC rigorosamente. E poi qui all'interno ci sono un sacco di trucchi. Allora, questo sembra quasi in ordine. Qui ci sono ombretti singoli, quindi ombretti mono, altri ombretti mono, pigmenti, quasi tutti MAC, e alcuni prodotti pupa, Benefit, Inglot, là dietro c'è qualcosina di Essence, un bel casino, altri pigmenti, e poi alcune palettine di 3-4 ombretti.
Poi qui ci sono matite colorate per gli occhi, in questi due scompati, da dietro ci sono alcune spugnette. E questi mi chiedete spesso, questi divisori dove li ho presi, sempre all'IKEA, però la sezione cucina, penso ci siano ancora. Qui ci sono invece tutti gli eyeliner che devo ancora aprire, altri eyeliner anche colorati. Oh, ho un altro roller liner, non mi ero ricordata di ciò. Poi, allora, qui ci sono primer per gli occhi, matite labbra, altri, no, questi sono glitter, in realtà sì, è tutto un po' nel trasloco e io sto vedendo per la prima volta, altri, che, un altro primer che voglio spostare di qua, eccetera, eccetera, altri matitoni e altri primer ombretto. E poi c'è il roller liner, anche marrone, che dovrebbe stare qua in realtà. Ok. Poi qua sotto ci sono tutte, se ce la faccio ad aprirlo, tutte le mie palettine piccoline. Cioè piccoline, tra quelle piccole che vi ho fatto vedere prima e quelle grandi che vi faccio vedere tra un po'. Poi qua sotto, se ce la faccio, ci sono alcuni prodotti che devo ancora aprire. È un po' un mix incasinato di roba, ragazzi. Mi rendo conto che è un pochino forse troppo incasinato questo cassetto, ma non ci posso fare niente, dopo il trasloco è venuto fuori un po' un ambaradan e questo è quanto. Glitter NYX, ciglia Benefit, e un mix di prodotti Diego Dalla Palma, io amo, amo questa matita per sopracciglia ragazzi, la 114, e altre ciglia di Benefit, altri prodotti Diego Dalla Palma. Poi, allora, qua sotto ci sono i prodotti che mi sono arrivati nell'ultimo periodo e che vorrei utilizzare assieme a voi nei video, però riuscite a vedere quanti sono, tutti ancora scatolati, quindi piano piano ce la faremo, almeno spero. Altri li regalerò nei giveaway, non si chiude nemmeno, rendiamoci conto ragazzi dell'assurdità. Poi qui ci sono, vabbè, prodotti per capelli, spazzole, phone e vari altri prodotti per capelli. E qua sotto, idem, altri prodotti per capelli, piastre. Non si apre più. Ah, ok. Ok, va tipo a incastro. Piastre, lacche, fissanti. E chi più ne ha più ne metta, altre spazzole, eccetera. Poi, da questa parte abbiamo, questo è il cassetto dei fondotinta. Un bel casino, mi rendo conto. Tantissimi fondotinta, lo so. Poi qui ci sono altri fondotinta perché non ci stavano sopra, la Sugar Peach Wet and Dry Face and Eye Palette di Too Faced, che metteremo qua, e correttori e altri correttori qua sotto in realtà. Poi qui ci sono, in questo cassetto ci sono soltanto blush, blush e forse qualche illuminante, no, praticamente solo blush. E poi ci ho messo anche qualche fondotinta perché non ci stavano più praticamente. E poi qui ci sono invece soltanto terre e altri prodotti per il viso, come in questo kit di Benefit. E sì, un sacco di prodotti per il viso, terre, Marc Jacobs, Too Faced, insomma un bel mix direi di prodotti. Poi qua sotto ci sono, allora, altri fondotinta e correttori che non mi stavano su, poi palette Too Faced che mi piace tantissimo, sa di pesca, uno dei miei illuminanti preferiti quando lo uso, l'illuminante è il Girl Meets Pearl di Benefit. Oh, poi qui ci sono invece balsami labbra, qui dietro, sono in quattro magari, illuminanti e altri illuminanti, Too Faced, L'Oreal, Essence, Make Up Forever, Diego Dalla Palma, uno anche di Givenchy, questo ha l'effetto bagnato pazzesco. Poi qua sotto ci sono, allora, qui ci sono prodotti per sopracciglia, qui, e anche qui prodotti per sopracciglia, poi altri mascara che devo ancora aprire e qualche altro prodottino mix misto. Poi in questo cassetto ci sono soltanto palette un pochino più grandi, a me la pena si apre, è veramente veramente strapieno, c'è di tutto, Urban Decay, Too Faced, sì, Make Up Forever, NYX, Too Faced, e Make Up Forever, spero che si chiuda, ok. E poi qua sotto ci sono
diversi rossetti e gloss. Sì, mi rendo conto che è un casino. Qualcosina di Too Faced, altre cosine Too Faced, Dior Givenchy, altri di Givenchy non ci stanno più. Altri, oh, amo avere un doppione del backtop di Urban Decay. Questa è la palette di Urban Decay di rossetti, e forse metteremo qua davanti. E basta, insomma, questo è quanto, un mix di rossetti. E poi qua sotto invece ci sono i gloss. Anche qui c'è un mix, qualcosina di Mulac. Sì, gloss, questo l'avevo creato io con Essence quando sono stata all'evento con loro. Potevamo creare il nostro gloss. E sì, Deborah Milano, qualcosina di Nabla, altre cosine di Too Faced e altri gloss e mattoni labbra. Qui c'è la pignatta a forma di unicorno che mi aveva inviato Too Faced, spettacolare. Qui ci sono invece delle box strapiene, ragazzi, di rossetti Smashbox, altra box strapiena di rossetti Make Up For Ever e altra box gigantesca con tutti i rossetti Vice di Urban Decay. Ce ne sarà un centinaio qua dentro, ragazzi. Comunque seguitemi su Instagram perché molto spesso ve li regalo i prodotti che ricevo, quindi trovate il link al mio Instagram qua sotto, basta cercare chissamakeup01 o Nicole Kussel e mi trovate, seguitemi per non perdervi mai questi regali pazzeschi, perché regalo sempre un sacco di roba di valore. Poi lì ci sono, in realtà è un mix di robe, faccio vedere, ma niente di che, alcune attrezzature e un'altra, no vabbè, altre parrucche che mi ero dimenticata di usare nei video. Ah no, queste le ho usate tutte nel video, queste sono le parrucche che avete visto nel video, un'altra piastra di bellissima e poi cavalletti, luci. Poi qui ci sono, ragazzi, allora questi devo usarli per il back to MAC per andare a prendermi i rossetti, e qui ci sono tutti i prodotti che io prossimamente vi regalerò nei giveaway su Instagram. Quindi ragazzi, non vi dico altro, seguitemi su Instagram. I brand sono Benefit, Fenty Beauty, Too Faced, Elizabeth Arden, NYX, c'è veramente di tutto e di più. Poi invece qui, qui c'è un... c'è una coperta e cuscini per gli ospiti, se serve per rifare il letto. Qua sopra in realtà invece ci sono giacche, perché questo è un armadio che io ho fatto fare su misura, vabbè lo sapete. Quindi qui ci sono giacche, pellicce, ovviamente non vere, invernali. E poi, ma che a gennaio possono sempre servire, oggi c'erano 14 gradi, siamo quasi a giugno. E qui invece c'è un mix di altre cosine che mi servono per i video, e là sopra non c'è niente perché non riesco ad andarci lassù. In realtà però c'è un sacco di spazio. Lì c'è la ring light che non sto più usando perché preferisco avere soltanto queste due in realtà. E quindi mi sa che vi ho fatto vedere proprio tutto quanto, ragazzi. Quindi questo è tutto. Ok, mia family, questo era il tour del mio studio barra la mia camera dei trucchi. Spero vi sia piaciuto. Scrivetemi qua sotto nei commenti quali video vorreste vedere prossimamente. Sapete che li leggo sempre tutti perché vi voglio bene, tanto e davvero. E niente, noi ci vediamo, quando ci vediamo? Lunedì con un nuovo video. Anzi, no, ci vediamo domani. Ci vediamo domani, questa settimana extra di sabato, visto che ho saltato un video ieri che era giovedì, vedrete un nuovo video domani che è sabato, perché non voglio lasciarvi senza 5 video a settimana, quindi recupero il sabato. Quindi ci vediamo domani con un nuovo video, bacio grande, ciao!